Agosto è il mese tradizionalmente legato alle ferie e sono proprio i vacanzieri ad accendere la spia rossa d'avvertimento sulla tipologia di contagi da Covid-19. I numeri del Gores delle Marche parlano chiaro. In questo mese si sono registrati 205 nuovi casi di contagio. Non una cifra emergenziale, ma leggendo fra le pieghe dei numeri si scopre che più metà di questi sono imputabili a rientri dall'estero e ben 4 su 10 sono riconducibili a persone rientrate da vacanza in Croazia o in Grecia. Non a caso a Pesaro è stata posta attenzione massima sui collegamenti navali col dirimpettaio paese balcanico, dal catamarano veloce ai diportisti. D'altronde c'è una disposizione del Ministero della Salute che obbliga al tampone chi rientra da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Una procedura non semplice che da Ferragosto in poi ha portato a 1.400 tamponi fra chi è rientrato dalla Croazia ma che si trascina in ritardi sui quali l'ASUR pesarese sta correndo ai ripari. Da ieri è stato attivato un canale informatico dedicato alle segnalazioni dei cittadini che tornano in Italia dai paesi esteri. Attraverso una mail al Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 1 si viene indirizzati direttamente ad un link in cui è possibile selezionare la richiesta del tampone. Insomma, non si deve più attendere la risposta di un operatore, ma la domanda viene inoltrata automaticamente entro le 48 ore stabilite dalla circolare ministeriale nel drive-in di Fano o in quello di Urbino. Intanto, dopo i 3 nuovi casi di contagio annotati ieri in provincia, tra cui una mamma e un bambino di 15 mesi rientrati a Fermignano dall'Albania, nel territorio pesarese non ci sono stati nuovi casi nella giornata di oggi, a differenza dei 9 nuovi positivi al tampone registrati nel resto della regione Marche.